Allora, mettiamo subito in chiaro una cosa. Quella che vedete alle mie spalle non è una Nissan e-Power, ma comunque adotta un innovativo sistema ibrido che vi racconterò in questa recensione. Dunque, mettetevi comodi, iscrivetevi al canale e ora vi racconto tutto sulla nuova Nissan Juke Hybrid. Nissan Juke Hybrid non è solo innovativo nella tecnica, come andremo a vedere, ma resta anche uno dei SUV più originali e simpatici. Non a caso, Nissan fu tra i primi a introdurre il segmento degli sport utility compatti. Anzi, potremmo quasi dire che è stata Juke a far partire il tutto. Dunque è un design che non vuole solo essere un tratto distintivo, ma che vuole anche creare una vera e propria rivoluzione, al punto che la prima edizione di Juke divenne ben presto un oggetto da cui le altre case automobilistiche hanno attinto in termini di soluzioni stilistiche e funzionali. La Juke 2 ha mantenuto invariata la sua filosofia, ma con un design più maturo e high-tech, che l'ha vista migliorata sensibilmente nell'abitabilità, l'unico neo della prima edizione, ma non solo, perché la nuova Juke ha introdotto soluzioni che la avvicinano di più a una concept car, piuttosto che a un prodotto di grande serie. La Hybrid cambia, ma lo fa in maniera sapiente, con dettagli che la rendono molto personale, ma che non sono fini a se stessi. Infatti, la nuova calandra anteriore è stata rivoluzionata, con una sezione chiusa in piano black che si raccorda alle strisce LED delle diurne e una griglia con lamelle che creano un effetto di apertura progressiva, denominata mesh design, che massimizza l'impatto dell'aria sia in termini di efficienza che di aerodinamica. Lo scudo paraurti non varia, come del resto i grandi gruppi ottici ovali con tecnologia full LED, molto efficaci e contornati da tre elementi a diodi che la rendono molto riconoscibile. Nella fiancata si apprezza un equilibrio tra i volumi, con un cofano corto e spiovente e un padiglione con la linea di cintura alta. La pulizia viene segnata da una grande muscolatura curvilinea che parte dal fianco posteriore per spegnersi nel passaruota anteriore e terminare con una freccia, dove al di sotto trova spazio il badge Hybrid. Il montante A ha un aspetto originale e sottolinea l'effetto galleggiante del tetto a contrasto, con una serie di righe decorative che fanno parte della Premier Edition. Altro elemento distintivo sono i cerchi in lega da 19 pollici specifici per la Hybrid, con razze che favoriscono l'aerodinamica. Le misure non variano rispetto alle altre Juke, con una lunghezza di 421 cm, una larghezza di 180, un'altezza di 160 e un passo di 264 cm. Nulla di nuovo nella sezione di coda, con i classici gruppi ottici geometrici e orizzontali, con luci di posizione a LED. In questo caso si perde giusto un po' di originalità rispetto alla prima Juke. Molto bello e aerodinamico il grande spoiler sopra il lunotto spiovente, che va a terminare con un accenno di terzo volume. Il baule ha l'apertura manuale, ma il portellone risulta leggermente pesante. La bocca di accesso è abbastanza regolare, ma troviamo un piccolo scalino. La soglia dunque è un pochettino alta. Il piano ha una sola posizione e al di sotto troviamo la ruota di scorta. Rispetto alle altre Juke la Hybrid perde qualche litro, infatti la capacità parte da 354 litri e arriva a un massimo di 1237, abbattendo gli schienali suddivisi in 40 e 60, dunque perde ben 68 litri. Molto bene le finiture in moquette, i punti luce e i ganci per le borse. L'apertura delle portiere posteriori è affidata a una maniglia affogata nel montante, una soluzione di design, ma per qualcuno non troppo pratica. L'accesso per i più alti potrebbe creare un po' di contorsionismi a causa del tetto spiovente, ma una volta a bordo lo spazio per due adulti è abbondante, sia per le gambe che per la testa. Il tunnel è un po' pronunciato, dunque chi siede al centro non ha molto spazio. C'è una presa USB, un alloggiamento per il cellulare e tasche nei pannelli porta e nel retro dei sedili. La seduta è comoda e ben conformata, ma la finestratura sottile e l'ambiente scuro rendono poca ariosità. Nulla di nuovo al posto guida, fatta eccezione per qualche peculiarità dovuta all'allestimento Premier Edition.
I sedili con poggiatesta incorporato sono in pelle nera con dettagli bianchi e cuciture che simulano lo stampato di un circuito elettrico. La realizzazione è curata. Le schiume sono confortevoli e al contempo ergonomiche. Le regolazioni sono manuali su numerose vie. La plancia ha un disegno originale ed è un vero e proprio punto di riferimento nel segmento, per materiali e finiture, con plastiche morbide nella zona superiore e la parte centrale in ecopelle con bicolor e in puntura vista. Stesso trattamento che troviamo nei poggiagomiti dei pannelli porta. Ci sono diversi dettagli in piano black e alcune cromature che fanno percepire un ambiente ricercato. La qualità si denota da numerosi dettagli, come l'imbottitura del tunnel centrale, che abbraccia l'originale zona del cambio, che adotta una leva tradizionale, ma con un'impugnatura davvero confortevole. Ci sono due portabicchieri e un pozzetto sotto al bracciolo. Stile ricercato e funzionale, con tutti i pulsanti a portata di mano, come il D-Mode e quello dell'e-pedal. Ma non è presente un caricatore a induzione, solo una comoda USB, un jack e una 12 volt. Molto bene la presenza dei comandi fisici del clima automatico e un plauso in particolare alle bocchette dell'aria, con la possibilità di dirigere facilmente i flussi, con quella centrale che raggiunge i posti posteriori. Volante sportivo con diametro ridotto e rifinito in pelle e elementi in alluminio. Qui ci sono pochi tasti, ma ben pensati, come quello che attiva il ProPilot. Quadro strumenti misto, analogico e digitale, con un grande schermo centrale a colori, ricco di informazioni e due quadranti, dove a sinistra trova spazio quello dedicato alle funzionalità dell'elettrico, e a destra il tachimetro. Il display dell'infotainment è da 8 pollici, ma sotto alcuni aspetti risulta un po' datato. Bene, però, la possibilità di regolare la luminosità. La dotazione di dati è ricca, con Apple CarPlay e Android Auto via cavo e un ottimo sistema di telecamere, con vista a 360 gradi. Molto capiente e profondo il cassetto in plancia. La soluzione adottata da Nissan per la compatta Juke è alternativa all'iPower che abbiamo recentemente provato sulla Qashqai, ma altrettanto efficace. Va detto che tutte le qualità dinamiche restano invariate, come la maneggevolezza e il piacere di guida, ma al volante emerge che lei è diversa dalle sorelle. Dunque iniziamo dalla tecnica. Come sapete, la Nissan Juke condivide molto con le cugine Renault, partendo dalla piattaforma, e anche questo full hybrid attinge dalla tecnologia della losanga che già da tempo è in commercio anche su Clio, dunque un sistema maturo e ben rodato. Si tratta del propulsore Nissan a benzina 4 cilindri 1.6 abbinato a due powertrain elettrici e un cambio automatico che agisce in assenza di frizione e sincronizzatore. Una trasmissione multimode a 4 rapporti che si fregia della tecnologia derivata dalla Formula 1 by Renault. In sintesi, l'apporto del primo motore elettrico garantisce partenze in 100% elettrico, mentre il secondo gestisce la transizione al termico e supporta il cambio. Un sistema che, secondo Nissan, garantisce la marcia in elettrico per l'80% dell'utilizzo, a patto che restiate in tratti urbani e a basse velocità. Ma è davvero così efficace? La risposta non può che essere affermativa, anche se il termico tende a subentrare con una certa rapidità superati i 2500 giri, mentre se guidate con un filo di gas, la Juke Hybrid procede proprio come una full electric. La gestione del cambio inoltre agevola il funzionamento a zero emissioni, ma quando subentra il termico, le singole marce mi sono sembrate un po' troppo lunghe in fase di accelerazione, portando il motore su di giri. In questo caso, la gestione delle cambiate pur fluide obbliga a rilasciare leggermente il gas per agevolare il passaggio al rapporto superiore. L'alimentazione dei due motori elettrici passa da un pacco batterie da 1,2 kWh con raffreddamento a liquido che viene ricaricato in fase di frenata o in rilascio, e in più si può contare sui brake, che aumenta l'intensità rigenerativa, ma non è da confondere con la guida a un solo pedale. Come dicevo, il sistema è particolarmente complesso, ma efficace, con 4 step di funzionamento. Primo, lo starting low speed, che si gestisce in 100% elettrico. In pratica, in prima e in seconda si va quasi sempre in EV.
Dynamic, dove il termico e l'elettrico danno trazione, Energy Recovery, con la ricarica in rilascio in frenata, e infine il settaggio che consente al termico di dare trazione e alimentare contemporaneamente il pacco batterie. Ma torniamo al vero senso di questa Juke Hybrid, che si focalizza su due obiettivi: abbattere i consumi con una media da computer di bordo di soli 5,8 litri per 100 km e le emissioni, che scendono a 114 grammi per chilometro. Ma è efficace in tema di prestazioni? Anche qui la risposta è positiva, con una potenza complessiva di 143 cavalli e una coppia di 148 newton per metro. Lo so, non è altissima, ma la gestione del sofisticato sistema la rende più che sufficiente. Anzi, in alcune condizioni è anche fluido e brillante, seppur non parliamo certo di un'auto dal comportamento sportivo. Come ormai di tendenza, la velocità di punta è autolimitata a 166 km all'ora per preservare le batterie, mentre lo 0 a 100 si copre in 10 secondi netti. L'incremento di peso dovuto al sistema ibrido composto da batterie e powertrain elettrici è molto contenuto. In più, i circa 40 kg di incremento abbassano il baricentro, con un evidente vantaggio alla stabilità. Molto bene lo sterzo, con un carico leggero nel traffico urbano e una buona consistenza alle alte velocità. Chiaramente il rollio emerge, ma nulla che non sia gestibile. L'assorbimento del fondo non è per niente male, anche in presenza dei cerchi da 19 pollici del nostro esemplare. Questo grazie allo schema sospensivo e agli ammortizzatori con taratura turistica. Un altro punto a favore riguarda il comfort complessivo, passando da quello acustico. Infatti anche il motore termico a pieni giri è filtrato molto bene. Chiaramente gli specchi di grandi dimensioni fanno emergere qualche fruscio alle alte velocità. La Juke di seconda edizione introduce la guida autonoma di livello 2, con il centramento della corsia a cruise control adattivo inserito. Ma attenzione ai cambi volontari di corsia senza inserire la freccia, in quanto la resistenza al volante e il respingimento è alquanto fastidioso. Per il resto, tutti i dispositivi sono ben tarati, con il riconoscimento pedoni molto sensibile. In sintesi, su questa nuova Juke Hybrid ho ritrovato con piacere l'ibrido che ho testato più volte su Renault, che si lega alla perfezione con la filosofia di quest'auto, che oltre alla sua innata originalità si conferma efficace, economica nella gestione ed estremamente versatile, sia per il tempo libero che per gli spostamenti in famiglia con bagagli a seguito. La nuova Nissan Juke Hybrid è disponibile in tre allestimenti: N Connecta, N Design e Tecna, mentre la Premier Edition del nostro esemplare è andata a esaurimento. I prezzi partono da 30.350 euro, ma se andate sul nostro sito www.showcarnews.it troverete sia il configuratore che l'articolo completo. Per qualsiasi curiosità potete sempre scriverci al nostro numero di WhatsApp o SMS e non scordate di seguirci anche sui profili social su Facebook, Instagram o TikTok. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e noi ci rivediamo alla prossima prova.